Salve cinghialotti e cinghialotte, ben ritrovati sul canale ed eccoci qui con questo nuovo video dove parleremo di Magatama Hearings. Allora non sarà una recensione, sarà semplicemente un primo sguardo, nel senso lo scopriremo un pochino insieme questo gioco, io ho solo dato una velocissima occhiata. Ma, bando alle ciance, cominciamo subito. Partiamo subito con questa bellissima presentazione che francamente non è che mi dispiace lo stile grafico, E il gioco è un GDR vecchio stampo praticamente, con una trama molto diciamo molto semplice, molto di facile comprensione, anche se il gioco in inglese infatti è abbastanza accessibile a tutti. Ve lo riassumo io molto velocemente: in questo mondo convivono pacificamente, diciamo, umani e mostri, diciamo che non si amano l'uno con l'altro, però insomma si rispettano, e un giorno appare questa nuvola oscura nel cielo e dalla quale esce fuori, diciamo, questa divinità che decide ovviamente di far cambiare il mondo e di portarlo tutto praticamente da Wahoo, come dice lui, come dice lei. Vedete? Trasformerà questo mondo da Yahoo a Wahoo. Così, spera che siano tutti d'accordo. E abbiamo così la conoscenza della nostra eroina, che ci pensa un attimino su, pensa ai possibili cambiamenti e vedendo che potrebbe diventare una persona normale, diciamo, con i capelli e gli occhi neri, dice no, questa non la posso permettere, e decide di salvare il mondo e di prendere a calci la divinità. Osservate. Esattamente quello che dicevo. Ed è così che inizia quindi la nostra avventura. Come potete vedere, graficamente non è eccelso, è comunque gradevole, ma niente di che. Quantomeno, se non altro, non è il solito GDR fatto con l'RPG Maker. Da questo punto di vista si può apprezzare molto la cosa. E cosa interessante è vedere che il personaggio è completamente in 3D, mentre gli NPC sono disegnati. Un po' come succede in Paper Mario, praticamente. Forse se facevano anche il personaggio principale in quel modo, non è che sarebbe stata cosa sgradita, Perché forse stona un pochino visto così, ma comunque sono scelte stilistiche. Questa è nostra madre e ci dirà di parlare con il re praticamente prima di intraprendere la nostra avventura sostanzialmente. E noi quindi andremo a parlare con il re. Come in ogni buon GDR che si rispetta, ovviamente avremo la possibilità di parlare con tutti gli abitanti del villaggio, entrare nelle varie strutture e così via. Proprio, ve l'ho detto, i classici canoni di GDR vecchio stampo. Avremo infatti il fabbro, il negozio di oggetti e la locanda. Sono le tre tipiche cose che non possono mai mancare in un villaggio. E cosa molto gradita agli amanti del genere, abbiamo la mappa del mondo, che non è cosa da sottovalutare. Ecco qui il nostro primo scontro. Come potete vedere, il combattimento avviene con un'immagine fissa del mostro su schermo e semplicemente i comandi alla nostra destra. In basso abbiamo le statistiche e si procede. Naturalmente le animazioni non è che siano eccezionali, sono funzionali, è semplicemente questo, nulla di più, nulla di meno. Diciamo che magari da questo punto di vista, ecco, può far storcere il naso. Sinceramente è l'unica cosa che mi ha lasciato un pochino interdetto di questo gioco, perché poi per il resto comunque rimane un discreto GDR, per quanto, trattandosi appunto di un GDR, la sua longevità c'è da dire che non è che sia proprio eccezionale. Ovviamente queste vanno un pochino ad aumentare se non si vuole mettere un attimino a farmare, ma non è che aumentino poco così tanto. E questo è un peccato, perché comunque, vi ripeto, il GDR di per sé è un genere che deve durare, cioè è fatto apposta per durare. Diciamo così, non hai quasi nemmeno la possibilità di affezionarti al personaggio, che già il gioco è finito. Ma in realtà non è una cosa propriamente vera, perché ci sono moltissimi giochi che durano poco e sono comunque più che caratterizzati bene. Che ne so, pensate a qualunque avventura della Telltale, per esempio. Ora ho detto questa perché ultimamente c'è chi ci stava giocando e mi ha fatto due... non andiamo oltre. Di conseguenza, insomma, sì, io lo vedo come un male per un GDR, però non deve essere necessariamente una pecca, diciamo. Anche perché comunque alla fine il gioco non ha un prezzo eccessivo. Specialmente ora con i saldi di Steam lo trovate veramente ad un prezzo davvero competitivo. Se cercate un'avventuretta leggera, veloce, e comunque vi piacciono i GDR, perché no? Lo prenderei tranquillamente. Fresca quanto vogliono per le armi. Prendo il menu, si accede alla gestione del personaggio. Come potete vedere,
tutto quello che vedete nel menu è la stessa cosa che vedete praticamente in combattimento. Ogni slot lo andremo a cambiare a seconda del nostro equipaggiamento, e stessa cosa anche per le magie e per gli oggetti. Come vedete, come ripeto, esattamente quello che c'è qui è quello che c'è nel combattimento. Questo vuol dire che anche durante il combattimento potremo switchare da un'arma all'altra. Questo probabilmente perché andrà a influire su determinati combattimenti, in quanto magari alcuni nemici sono più deboli contro una certa cosa e così via. Ovviamente la stessa cosa vale per le magie. Ma direi però è subito la nostra Fireball. Attenzione, un super critico. Oppure il suo danno originale, non ne ho idea. Lo proveremo un'altra volta per testare. E rivia di Fireball. No, no, è il suo danno. Fa più che discreto male la Fireball. Ovviamente però consuma MP e non è che ne abbiamo una quantità così esagerata. Non c'è modo di interagire con le statistiche. Semplicemente al passaggio di livello aumenteranno. Quindi non è che potremo andare a personalizzare il nostro personaggio da quel punto di vista. Anche se in realtà la personalizzazione sta appunto nelle cose che gli equipaggeremo. Beh, abbiamo un bel incremento, da più 20 a più 50, direi di cambiarci subito la nostra Iron Sword. Che poi, come già detto, può essere tranquillamente switchata anche in combattimento. Come nei più classici dei GDR, bisogna farmare. 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 E indovinate? Farmare. Quindi la locanda non si paga. Buona sapessi. Certo che le armi costano veramente tanto. Quindi non posso passare? Fa molto Pokémon questa cosa. Un po' come quando magari arriva vicino al Lega Pokémon e gli dicono: no, non puoi passare perché sei troppo debole. Magari sei già con tutti i Pokémon a livello 100. Questa meccanica comunque della precedenza non è male. Il fatto di poter switchare da un'arma all'altra in modo da poter avere un'iniziativa sull'avversario è un'ottima trovata. Rende il combattimento meno monotono, diciamo. La colonna sonora comunque non è male. Le musichette sono molto orecchiabili. Perfetto, quindi ho fatto una serie. Cosa c'è in questo tortino al cioccolato? Ah, un dungeon sembrerebbe. Ci vorrebbe Flash. Qui si scende. Qui si scende. Se si potevano catturare i mostri, comunque me l'avrebbero tranquillamente venduto come gioco dei Pokémon questo. Yeee, 1000 kin. Oh cacchio. Cura. Magic Squid! Ma è Squiddy! Altro scrigno! 500, delusione! Penso che me la ricanticchierò tutto il giorno questa musichetta. 2000! Apparentemente si trovano solo kin in queste ciste. Oh, uno Fire Zombie! Che l'Ice Break funzioni? Direi proprio di sì. Che sia la nostra prima boss fight. Quindi se proverò la mia forza riceverò la sua benedizione. Ok, quindi non devo combattere, ho dimostrato la mia forza solamente arrivando qui. E non mi ha dato nulla a me. Mi ha dato la sua benedizione. Wow. Ah, qui abbiamo il bestiario. Qui abbiamo Rayquaza. Ma sono risbucato fuori. Dove non mi voleva far passare. Grazie. Ah, massimo tre cose posso portarmi dietro. Ok. Eh sì, tre pari sia al massimo, anche per quelle più grosse. Sì, tre quindi è il massimo degli oggetti che ci si può portare dietro. Che poi alla fine sono nove, perché ne puoi portare tre di ognuno.
Perché non si può correre? Forse questo è un agognato boss? Direi di sì. D'accordo. Ah, indipendentemente da quello che mi metto, c'è l'iniziativa lui, quindi è molto veloce. Vediamo se gli elementi gli fanno male. Discreto danno, ma non eccessivo. Bene, il fuoco non gli fa una cippa. Il ghiaccio invece gli fa male. Bene, però prima mi curo. Ups. Attenzione, super critico. E giù. Grande stile. E pure level up. Fire Rain, nuovo incantesimo. Interessante. Proviamo questo Fire Rain. Ah, peccato, l'effetto grafico è lo stesso. Speravo in un altro effetto grafico. A discreti HP, eh. Forse mi conviene parecchio farmare. Ma questo non avverrà in questo video, direi che il gioco ve l'ho fatto vedere abbastanza. Anche perché comunque non credo ci sia molto altro da aggiungere. Alla fin fine, come già detto più volte, è un GDR vecchio stampo, di conseguenza si farma, si aumenta di livello e si va avanti. Questo è quanto. Sinceramente mi sto divertendo, non mi sta dispiacendo. Ero partito un po' titubante, nel senso che anche perché mi aveva dato alcuni problemi, le prime volte che l'ho provato a avviarlo, mi era crashato il gioco e tornando a Windows e rientrando nel gioco a volte dà dei problemi. Non è stabilissimo, diciamo, da quel punto di vista, ma ho visto che giocandolo e basta, senza toccare, senza dargli fastidio, il gioco prosegue senza dare problemi da quel punto di vista. E quindi niente, si lascia giocare. Quindi, mandando a riposare la nostra eroina, detto così sembrerebbe quasi qualcos'altro, ma non importa. Io vi saluto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti!